Si vede? Sì, perfetto. Bene ragazzi, qui Dido, oggi è sabato e quindi arriva un nuovo vlog. Allora, lo sto facendo ancora più in fretta del solito perché sono le 2:30 e fra mezz'ora devo essere fuori casa, ma prima che mi prepari tutto io ce ne metto di tempo perché non so fare le cose di corsa. Quindi, bada le ciance, squillino le trombe e incominciamo col vlog. Non ho, scusate, il mio portatile è impazzito, non ho troppe cose da dire, anche perché non è successo quasi nulla nell'ambito gaming questa volta. Posso però innanzitutto ringraziare. Non ho la scaletta oggi, quindi sono tipo nella marea della mia mente. Minchia, che poeta che sono. Grande Dido, bravo Dido, bravo. Comunque, ecco i furboni che hanno detto: Dido, l'orologio al contrario, perché è la telecamera che gira le cose. No, ragazzi, è al contrario, è la telecamera che gira. Comunque, cosa stavo dicendo? Cioè, è ovvio, se io alzo la mano destra, lì sembra che alzo la mia sinistra. Sì, esatto. Questa è la mia destra, in verità. Però, oddio, ma è epica sta cosa. Lì nello schermo è la mia sinistra. Fantastica. 2 anni di video e me la sono data adesso. Comunque, yeah! Allora, cosa facciamo? Di cosa parliamo? Del porno. No, parliamo di quello che è accaduto. Beh, intanto, allora, come stavo per dire, vi ringrazio per avere apprezzato, per aver accolto in questa maniera così calorosa il video che ho fatto per la mia ragazza, quello dei 3 mesi di paradiso, grazie amore, in data 7 luglio, che appunto era arrivato dopo il vecchio vlog e perciò non ne avevo ancora potuto parlare. Grazie mille. Fra l'altro è arrivato a 2700, mi piace, qualcosa di assurdo. Comunque il mio intento era renderla felice, per quelli che sono interessati ci siamo riusciti. Yeah! Era tutta contenta e tutto, quindi yeah! Ok, è andata bene, che era la cosa che più mi importava alla fine. E a parte quello, poi Resident Evil Revelation sta andando avanti, insomma, ve ne ho anche caricati 3 parti no, in un unico giorno, no, non so se mi spiego. Quel gioco l'ho finito ieri sera, siamo alla parte 15, ci saranno ancora una decina di parti, credo, massimo 10, massimo fino alla parte 25. E contando che l'ultima parte è di 45 minuti, tipo perché il boss finale è impossibile e non volevo tagliare, mi sono ostinato e ho detto no, ora lo chiudo in video, lo batto in video, porca troia, ce l'ho fatta poi dopo bestemmie e imprecazioni. E poi cos'altro c'è? Vabbè, comunque vedo che sta andando abbastanza bene. Poi cos'altro c'è? È arrivato l'altro video di me contro la mia ragazza, stavo per dire il nome. Tu il nome, come si chiama, Dido? Ma il suo nome è la mia ragazza. Ma che simpatici, ragazzi. No, no, non è la mia ragazza. Il suo nome. Cazzo, che cazzo di frase. Lei è la mia ragazza, ma la mia ragazza non è il suo nome, ovviamente. Perché non dico il nome? Perché poi c'è sempre il cagacazzo di turno che viene a rompere le palle. Ecco perché. Tanto comunque si sa perché anche lei ha commentato, si è capito perché molte volte qualcuno l'ha scritto, queste cose qua, però comunque non dico queste cose perché mi dà fastidio, perché comunque è privacy. E vabbè, a parte quello. Quindi Resident Evil, quindi è arrivato poi il video con lei, poi è arrivato Draw My Finger con Rex and the Trombone, che ha riscosso un buon successo, e poi oggi è arrivato, mi sembra, quello sul canale di Rex, mi sembra, boh. Poi io oggi ho caricato anche un altro di Resident Evil, ok, e basta. Quindi queste sono le novità del canale. Ma qual è la novità più importante che io sto lasciando taciuta, che io sto ignorando? Qual è? Ebbene sì, ragazzi, è quella dei 50.000 iscritti. O meglio, quasi, siamo a 49.867. Quindi entro domani sera ci saremo arrivati, ok? Quindi grazie mille ragazzi, questa crescita è davvero esponenziale, ormai siamo a tipo 200 e passa al giorno di media, aspettate ci guardo, comunque la media è quella, dove cazzo è? Eccolo qui, di media siamo a 220 al giorno, qualcosa di inconcepibile, con 35.000 visite al giorno di media. Anche questo è inconcepibile, infatti di visite siamo a 10.600.000.
Cioè, 10.606.000 volte la mia faccia è stata guardata. Comunque, passando ad altro, niente, non passo ad altro perché le cose importanti da dire le ho dette, non c'è nient'altro da dire. Sto guardando in là perché sto cercando cose interessanti, ma non c'è niente da dire. No, direi no. Ok? E basta, perché purtroppo ragazzi, appunto, sto facendo questo vlog di corsa, senza scaletta e senza cose da dire perché non è accaduto niente di che. Quindi ovviamente non posso inventarmi le cose, tipo, lo sapete che ieri, sono stato rapito dagli alieni, cioè non è che mi invento queste cose. Quindi vi saluto, per cui, beh, guardo se c'è ancora una qualche news, vabbè. L'interessante c'è il fatto che è stato annunciato un nuovo Ratchet & Clank. Già questa cosa mi ha fatto venire, perché comunque è una cosa importante. Poi, informazioni in arrivo per Far Cry 4, altra cosa interessante che faremo sicuramente, sperando che sia in linea col 3 e non col 2, perché il 2 mi ha veramente fatto schifo. E poi queste altre news. No, non mi interessa, non me ne fotte niente. Ok, niente di che per il resto. Per quanto riguarda invece un altro gioco che me lo. Ah, ecco, i saldi. Sono incominciati i saldi su Steam, ragazzi. Quindi io sto venerando i piedi di Gabe Newell per aver fatto incominciare i saldi. Finora non ho comprato cose strane. L'unica cosa che ho comprato è Mac Pixel, perché costava 80 centesimi, l'hanno scontato tipo del 147%, cioè assurdo. E vabbè, e poi basta, direi che non c'è nient'altro. Anche perché mi sono accorto che avevo comprato un sacco di giochi con gli altri saldi, ora mi sono accorto che sono anche in inglese e basta. Quindi aspetto bene bene di vedere anche i giochi, in che lingua, in che cazzo di lingua sono. Ma dito, ci sono le traduzioni su internet? Sì, ma anche a volte no, a volte no. Quindi purtroppo i saldi di oggi non è che mi interessino tanto, sono Chivalry che è a 5 euro invece che 18, ma che non mi interessa, Faster Than Light che non mi interessa, Just Cause 2 che non mi interessa, Sniper Ghost Warrior 2 invece che 30 euro ne costa 5, ma non mi interessa, Black Ops 2 che ho già, Darksiders 2 ce l'ho già, The Walking Dead ce l'ho già. Fats non mi interessa, Surgeon Simulator, anche se no, un minimo mi ispira, tanto costa 5 euro. Surgeon Simulator, no, anno 2070, no, e poi quelle lampo ci sono. Is Chronicles, no, perché sono solo in inglese, questo volevo prenderle ma mi hanno quasi fregato. Farming Simulator, no, Garry's Mod ce l'ho già e Arkham City ce l'ho già. Antichamber ce l'ho già, Scribblenauts, Hotline Miami, Left 4 Dead 2 e Call of Juarez Gunslinger anche. Quindi per ora non mi interessano molto i saldi. Poi appena ci sarà qualcosa che compro di eclatante, tranquilli che vi faccio sapere. Volevo dire ancora due cose. Una, se potete, compratevi, anche perché costa 2 euro e l'offerta vale ancora per 4 ore. Da quando sto parlando, che sono le 2:30, se ce la fate, compratevi Hotline Miami, anche se il prezzo pieno è 8,50 euro, mi sembra, cioè, quindi anche a prezzo pieno non costa nulla. Fatelo perché è bellissimo, vi giuro, ragazzi. Il gioco si può finire in 1 ora e 20. Io me lo sono giocato, il tempo di gioco ho 7 ore. Perché me lo sono rifatto, mi sono rifatto più volte i livelli, perché è talmente bello che me lo sono rifatto. Ora sto giocando a The Binding of Isaac, l'ho incominciato ieri sera, ho già 3 ore di gioco, è qualcosa di stupendo ragazzi, davvero stupendo. E anche Cinemora, c'ho tipo 1 ora di gioco, ma non è bello come questi altri due. E va bene, basta. Quindi vi lascio e vi do appuntamento al prossimo video, qualunque cosa sarà, lasciate un mi piace e un commento, diventate fan sulla fanpage di YouTube, bella ragazzi, ciao!